Sabato tra le donne, alla mia sinistra Eva Dibert, alla mia destra Marika Armonia, due nuove giocatrici del Mesagne Volley, di un Mesagne Volley molto ambizioso per la stagione 2019-2020. Marika, è l'opposta di Procida, è una isolana, noi l'abbiamo incontrato un paio di anni fa con il Napoli, quando il Napoli vinse il campionato alla grande, sarebbe stato meglio per noi non incontrarla, mentre Eva Dibert l'abbiamo incontrata con il Castellana, se non vado errato, e anche il Castellana è una grossissima squadra. Ve le presento. Marika, chi sei? Sono Marika Armonia, ho 29 anni e vengo da Procida, come hai detto. Gioco a pallavolo ormai da 14 anni e sono andata via di casa, infatti, prestissimo, a 14 anni e mezzo. E niente, mi piace tanto questo sport. Niente. Dove hai giocato? Ecco, il tuo curriculum. Lo devo dire tutto. È lunghissimo? Un po'. Vediamo, le squadre principali, io ho detto Napoli. Vabbè, ho fatto le giovanili e i primi anni di Serie B con il Centro Esser di Napoli. Poi ho girato un po' le province campane, Salerno, Benevento, Caserta. Poi sono stata anche un anno in provincia di Milano. E poi sono andata a Napoli e l'anno scorso a Benevento in Serie C. Abbiamo vinto il campionato e quest'anno lo ritroveremo nel nostro girone. E poi Mesagne. Quest'anno Mesagne. Sei uscita fuori dalla campagna, è uscita per Milano. Comunque è la seconda uscita. E tu, bella, chi sei? Io sono Eva Diberto, 21 anni e vengo da Udine. Da Udine? Da Udine. Addirittura, allora, un paese Udine. Un vicino. Udine. Procida, Mesagne. Quindi abbiamo preso tutta l'Italia. Tutto. Faccio questo lavoro a livello professionistico ormai da 4 anni. È il quarto anno fuori casa. Tu sei una palleggiatrice. Io sono una palleggiatrice, è un ruolo abbastanza importante, quasi fondamentale. Per lei? Giusto? Sì, certo, ovviamente. Per tutti gli attaccanti della squadra, non solo per lei. E questa è la mia più grande passione da quando sono piccola. Ho iniziato le giovanili, le ho fatte al paese mio. E il primo anno di Serie B l'ho fatto a 15 anni, sempre al paese mio, e ho continuato lì per 3 anni. A 18 anni, una volta che ho preso il diploma, ho deciso di fare il primo anno fuori casa, sempre a Udine però, e ho fatto il primo anno di B1 con playoff per andare in A2. Addirittura? Sì. Il secondo anno l'ho fatto sempre a un paese vicino Udine, si chiama Villa Vicentina, ho fatto un campionato di metà classifica. L'anno scorso invece sono venuta, no, l'anno prima a Ortona. Poi Castellana, sì, che abbiamo vinto i playoff e siamo salite in B1 l'anno scorso. È stata una bellissima annata dal punto di vista delle soddisfazioni sportive, insomma. Ci dobbiamo ripetere quest'anno, Eva? Assolutamente sì, per forza. Siamo venute qua apposta per fare nel migliore dei modi un buon campionato. Senti, Eva, dicevi che una volta presa la maturità, che maturità hai? Io ho fatto l'alberghiero e mi sono diplomata in cucina. Allora si cucina bene qua. Che cosa si mangia oggi? Dobbiamo mangiare sano perché siamo a dieta, dobbiamo affrontare il campionato, quindi una corretta alimentazione. Che cosa, Eva? Che cosa hai preparato? Oggi mangeremo, no, non ho ancora preparato in realtà. Oggi mangeremo del riso con del buonissimo tonno e un po' di insalata. Allora, Marika, questo arrivo a Mesagne, come hai trovato la città, come hai trovato la squadra, l'allenatore, se lo conoscevi o meno? Ecco, ormai è stato un mesetto, quasi non vado errato, no, 20 giorni. A proposito, no, prima di passare a questo, lei ha fatto la cuoca, diciamo, ha studiato da cuoca. Tu da che cosa hai studiato? Io mi sono diplomata al liceo linguistico e poi mi sono iscritta all'Università di Scienze Motorie e siamo in addirittura d'arrivo perché mi manca un esame, quindi... L'altro giorno hai fatto un esame, se non vado errato, sei arrivato in ritardo. Ho fatto 2 esami lunedì mattina, neurologia e riabilitazione neurologica, sono andati bene, quindi adesso manca un esame e ci siamo quasi. Benissimo. Dice che poi ti ha accompagnato il fidanzato? All'inizio, quando sono scesa la prima volta, sì, mi ha portato il mio fidanzato e mi ha accompagnato qui. Che sta nel mondo dello sport?
Lui è un ex tifoso dell'Avolalto Caserta negli anni d'oro che abbiamo fatto due promozioni e una semifinale. Perché ex tifoso? Perché non è più tifoso adesso? Perché adesso segue me, quindi... Segue il mesaggio. Il tuo fidanzato? Io non ce l'ho il fidanzato. È notizia, Eva Di Bert è libera, quindi a 360 gradi. Dicevamo della squadra? Sì. Sì, Simone già lo conoscevo perché l'avevo incontrato in campionato 2 anni fa, mi hanno parlato molto bene di lui tante giocatrici, in squadra ci troviamo benissimo, siamo già un gruppo molto affiatato, tra giovani e persone un po' più meno giovani, però ci divertiamo, lavoriamo sodo e... Nel gruppo. Sì, stiamo creando. È fondamentale per i risultati perché al di là delle giocatrici e del valore delle giocatrici, se non c'è un gruppo di base, se non ci si diverte in mezzo al campo, non si gioca. Come hai trovato Mesagne e la Puglia? Sei andata per caso a mare? Oppure hai visitato i vicoli e le piazzette di Mesagne? Hai mangiato, tu che sei cuoco e quindi te ne intendi, le nostre pietanze? Certo, ho visitato in realtà molti paesi, soprattutto l'anno scorso. Quest'anno sono arrivata da poco, quindi non ho avuto ancora modo di vedere i paesi limitrofi. E sono andata ad Alberobello, Brindisi, sì, molto belli. Mesagne? Infatti Mesagne mi piace, è una bella cittadina, è tranquilla, si sta bene, si vive bene, ha un bellissimo centro storico. E ho assaggiato assolutamente i cibi tipici della Puglia, infatti vedi non me ne sono più andata, non me ne sono più voluta tornare a casa e niente, mi trovo bene, si sta benissimo qua. Marica, lei ha detto certo che dobbiamo giocare per vincere, gli obiettivi? Io da napoletana sono molto molto scaramantica, quindi dico solo che dobbiamo lavorare e puntare a fare bene e poi il campionato verrà da sé, perché comunque non siamo l'unica squadra costruita per fare un buon campionato, ci sono tante altre avversarie che si devono tenere d'occhio. Come concludiamo? Concludiamo con un Forza Mesagne, con l'augurio di trovarci, che voi possiate trovare bene, state in una bella casa qui, naturalmente fate casa e palazzetto. Certo, questa è la nostra vita, e quindi in bocca al lupo, buon campionato, grazie.